Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con MacroLibrarsi Live, un'iniziativa di MacroLibrarsi.it Alternativa Naturale. Io sono Marianna di MacroLibrarsi e do il benvenuto al nostro ospite di questa sera che è Flavio Sacco. Ciao, Ciao Flavio! buonasera. Buonasera, ben ritrovato questa sera qui con Grazie. noi. Flavio Sacco è biologo, ha un dottorato di ricerca in biodiversità ed evoluzione, ma soprattutto è un grandissimo appassionato ed esperto di alimenti fermentati. Tiene infatti corsi, seminari, conferenze e alimenta un blog che si chiama Fermentalista. Di cosa parliamo questa sera? Insieme a Flavio Sacco parliamo di verdure fermentate. Gli alimenti fermentati sono tornati alla ribalta, sono altamente benefici per tutto il nostro organismo. E adesso che andiamo verso la bella stagione, non abbiamo che l'imbarazzo della scelta. Possiamo infatti iniziare a sperimentare la fermentazione con tutte le verdure estive e anche con la frutta. E questa sera Flavio ci spiegherà che la fermentazione è non solo una modalità tradizionale antica di conservazione degli alimenti, magari l'abbiamo un po' dimenticata, ma è tempo di recuperarla, ma è soprattutto una modalità che ci permette di concentrare vitamine e sali minerali, quindi nutrienti di cui abbiamo maggiore bisogno, soprattutto nel periodo estivo. Allora, come voi sapete, come voi che ci seguite da tante serate sapete, è il momento del sondaggio. Questa sera le domande sono due. Le domande che Fabio Sacco vi fa sono due, vi chiediamo se potete di rispondere ad entrambe, ve le leggo. Sapevi che i fermentati possono essere a fermentazione spontanea, usando i microrganismi già presenti sugli alimenti, o con l'utilizzo di starter, quindi con microrganismi selezionati? La seconda domanda è se questa informazione influenzerà un'eventuale scelta tra alimenti fermentati da preferire, acquistati o autoprodotti. Leggetele bene le domande, rispondete al sondaggio perché poi lo commenteremo insieme a Flavio più tardi. Prima di lasciargli la parola, vi ricordo che per fare le domande a Flavio Sacco, alle quali risponderemo nella seconda parte di questa serata, potete usare la chat di Zoom. Poi noi le selezioneremo e le rivolgeremo a lui da parte nostra. Io Flavio ho terminato la mia presentazione, a questo punto ti lascio al nostro pubblico che è desideroso di ascoltarti. Grazie mille Mariana, grazie davvero per l'invito, come sempre, che mi rende sempre molto felice poter parlare di fermentati e fermentazioni, ormai lo sai bene. E le altre volte o in altre occasioni ci siamo concentrati un po' su quello che è l'apporto, soprattutto della parte, chiamiamola vitale, dei fermentati, degli alimenti fermentati, ovvero i microrganismi che introduciamo nella nostra alimentazione grazie agli alimenti fermentati, ovviamente non pastorizzati. Questa volta invece era interessante e bello, secondo me, approfondire un attimino quello che è come fondamentalmente i microrganismi interagiscono con gli alimenti per aumentare la disponibilità un po' degli aspetti nutrizionali degli alimenti che andiamo a fermentare, perché comunque la fermentazione sta tornando moltissimo in voga e giustamente hai detto sta tornando perché è un'antichissima tecnica di conservazione degli alimenti e sta tornando in voga per una serie di motivi molto legati alla salute attraverso appunto l'alimentazione. Questo significa che introducendo alimenti fermentati, introduciamo quindi colture vive che aiutano il nostro di ecosistema, cioè il nostro microbioma, ad essere ricco e biodiverso, che sappiamo essere ormai una questione fondamentale per la nostra salute e la nostra capacità di rimanere in salute, perché io parlo sempre di cioè di inserire
gli alimenti fermentati in un'alimentazione per mantenersi in salute. Non vado nello specifico per curare questo o quest'altro problema, non è quello. Partiamo proprio dalla base. Come faccio attraverso gli alimenti fermentati a stare bene? E l'altro aspetto che tante volte ci dimentichiamo, no? Perché il microbioma, i microrganismi e tutto quanto stanno prendendo un po' il sopravvento, però ci dimentichiamo di fatto che i microrganismi attuano di fatto una trasformazione degli alimenti un po' al posto nostro. Cioè vuol dire che fondamentalmente come se tu prendi una verdura e la cucini oppure la trasformi in qualche modo per renderla magari più digeribile o più piacevole, più buona anche per cambiarne il sapore, allo stesso modo la fermentazione è una tecnica di trasformazione dell'alimento, però a carico dei microrganismi che convivono su quell'alimento stesso. Quindi li lasciamo un po', insomma, lavorare al posto nostro. E adesso, citato in diversi libri famosi sulle fermentazioni, si usa spesso il termine cucinare senza fuoco, cioè una cottura a freddo, senza necessità effettivamente di utilizzare una fonte di calore, una cottura vera e propria, perché sono i microrganismi che trasformano questi alimenti. Infatti anche dal punto di vista, per esempio, energetico, visto che è un'altra tematica molto importante nella produzione degli alimenti e nell'evitare lo spreco fondamentalmente delle risorse alimentari, queste tecniche di trasformazione anche in ambito anche di maggior grande scala di trasformazione degli alimenti ci consente poi di conservare e trasformare gli alimenti e mantenerli a lungo termine senza la necessità di grandi implementazioni di energia da parte nostra. Quindi hanno un'impronta, no? Quella che molti sente sempre parlare, la carbon footprint, cioè l'impronta ecologica di quello che è la trasformazione degli alimenti, in questo caso è bassissima, perché non facciamo niente, tendenzialmente aspettiamo che facciano loro il lavoro per noi. E quindi durante queste trasformazioni c'è anche effettivamente, ci sono delle trasformazioni legate anche un po', diciamo, in senso lato alla loro predigeriscono in qualche modo, se volete, gli alimenti che andiamo a fermentare, quindi riescono a renderli più facilmente digeribili anche per noi, perché li trasformano, magari tutte quelle che sono macro componenti vengono ridotte a componenti più semplici, carboidrati complessi, a carboidrati semplici, alcune proteine vengono scomposte nei singoli aminoacidi che le compongono, e quindi c'è tutta una facilitazione poi nell'assimilare questi alimenti. E poi l'altro aspetto importantissimo è quello che facendo questo lavoro, quindi costruendo praticamente una trasformazione degli alimenti, fondamentalmente riescono anche ad aumentare la disponibilità di alcuni sali minerali e anche di alcune vitamine. Un caso molto famoso anche in bibliografia, quindi in diversi articoli, è quello dell'aumento della concentrazione, della disponibilità, perché in alcuni casi semplicemente rendono maggiormente disponibili alcuni nutrienti, quindi più facilmente assimilabili per noi. Quindi diciamo, semplificando, che a parità di concentrazione, se un microrganismo ha lavorato su quell'alimento, poi quel particolare nutriente per me è più facile assimilarlo, quindi ne assimilerò una maggiore percentuale rispetto a quella totale magari dell'alimento. In altri casi addirittura riescono a aumentare la concentrazione, perché c'è praticamente una produzione da parte loro. E quindi un caso molto famoso è quello dell'aumento della disponibilità della vitamina C nel caso dei sauerkraut, per esempio, dove la fermentazione del cavolo cappuccio a carico principalmente dei batteri dell'acido lattico, quindi una categoria di microrganismi che producono acido lattico e quindi rendono l'alimento più acido e quindi facilmente conservabile a lungo, si è visto più volte attraverso delle analisi che aumenta la disponibilità fondamentalmente di vitamina C. Poi ci sono invece dei casi molto interessanti sempre di alimenti fermentati, dove addirittura i microrganismi sono quelli che poi
alla base della presenza o assenza di alcuni nutrienti. Una vitamina molto, o meglio, un nutriente molto particolare, ovvero comunque molto importante, soprattutto in determinate diete come la vitamina B12, effettivamente ha un'origine, per esempio, da parte dei microorganismi. Effettivamente sono i microorganismi che sono un po' all'origine della disponibilità in alcuni alimenti di questo nutriente. Quindi si è visto che ci sono un paio di studi molto interessanti, sia sul tempeh, che è un legume fermentato attraverso l'utilizzo di una muffa, però una muffa nobile, cioè nel senso come dei formaggi esistono le muffe nobili, cioè qualcosa che noi vogliamo che cresca su questa, ma anche nel caso di uno studio del kimchi si è visto che c'è un aumento della presenza di vitamina B12. Poi, ovviamente, da lì a poter determinare che solo attraverso l'implementazione di questi alimenti fermentati si possa effettivamente ricoprire totalmente il fabbisogno della propria necessità della vitamina B12, ovviamente bisogna ancora che si facciano degli studi più approfonditi, però insomma gli alimenti fermentati promettono molto bene sotto questo punto di vista. Un altro invece alimento fermentato molto molto famoso da questo punto di vista è il natto. Il natto è un legume fermentato, questa volta non con una muffa, con un fungo, ma bensì con un batterio, però buono anche in questo caso, che viene fatto crescere su un legume. Solitamente in Giappone si usa per esempio la soia, ma si può far crescere anche su altri tipi di legumi. Il legume poi cambia aspetto, nel senso che diventa un po' particolare, diciamo così, e magari nella nostra cultura mediterranea italiana ha un aspetto che a volte può un attimino lasciare perplessi, però in realtà il sapore dal mio punto di vista è molto buono e molto interessante. Però quello che è stato visto è che c'è un aumento enorme, per esempio, della vitamina K2. E questo in dei bellissimi, cioè io li trovo bellissimi, la mia forma di bellezza a volte capisco che posso fare un po' silenzio, quando dico un articolo scientifico che parla di me, per me è bellissimo, poi capisco che a volte fa ridere come lo dico, però per me è stupendo perché ha studiato un rapporto di causalità ed effetto fra l'assunzione di natto in alcune donne, anche in età avanzata, in una popolazione giapponese di donne in età avanzata, dove fondamentalmente loro fanno colazione col natto in maniera abituale, e una diminuzione significativa, vuol dire che c'è proprio un rapporto causa-effetto definito, confermato, una diminuzione significativa, per esempio, di problemi legati all'osteoporosi. E questa è una cosa, secondo me, bellissima, affascinante, perché ti dice: guarda, abbiamo dimostrato che con questo alimento fermentato si risolve questo problema. Ma non lo abbiamo fatto sperimentando in laboratorio, sulle cavie, come purtroppo sotto certi punti di vista a volte bisogna fare per valutare determinati effetti, ma proprio studiando la popolazione e come si alimenta quella popolazione, quindi individuando una caratteristica dell'alimentazione di quella popolazione. E quindi da quel punto di vista lì, per me è affascinante perché ti dà poi delle indicazioni che possono essere estremamente utili poi da rapportare a invece delle problematiche in alcune persone che possono in qualche modo cercare di risolvere magari le loro problematiche proprio attraverso l'alimentazione, no? E questa è una cosa molto bella perché si va sempre di più. Qualunque forma di scienza in questo periodo storico, grazie agli alimenti fermentati, sta andando sempre più verso un approccio più olistico, cioè più comprensivo, diciamo, di tutto quello che è l'organismo, vedendolo proprio come un ecosistema. E questo per me è estremamente affascinante da appassionato di biodiversità ed ecosistemi, traslare poi questi concetti sull'essere umano, che non è un organismo ma è un ecosistema, ovviamente mi entusiasma tantissimo nel mio lavoro. Preparare gli alimenti fermentati a casa
Di fatto abbastanza semplice, nel senso che noi abbiamo diverse possibilità, per esempio la fermentazione lattica di frutta e verdura. Sulla frutta è un pochettino più difficile, sulla verdura sarà un po' più semplice. Quello di cui abbiamo bisogno semplicemente è un contenitore, un vasetto, e dopo fondamentalmente della verdura, o in questo caso vi parlerò della fermentazione, quindi della conservazione dei limoni, e vi anticiperò anche, vi farò vedere una ricetta direttamente in un paio di foto, anticipandomi qualcosina, ma poi dopo vedremo in maniera più approfondita, perché adesso è il periodo, per esempio, è un buon periodo per i limoni, e quindi si possono trattare con la fermentazione lattica per ottenere un ottimo risultato, come limoni da conservare e fondamentalmente mantenerli a casa per lungo tempo e anche cambiandone il sapore, perché i limoni diventeranno estremamente balsamici, quindi aromatici, e di conseguenza cambierà il sapore e potranno essere usati in molti modi. Adesso, Mariana, ti anticipo, faccio vedere qualche foto, spiego utilizzando qualche foto una ricetta dei limoni fermentati, ma non dico assolutamente da dove vengono queste foto, anticipo qualcosina. Allora, vi spiego un pochettino come poter conservare dei limoni in questo periodo dell'anno attraverso una fermentazione lattica, che poi questi limoni li potrete conservare nella vostra dispensa per molto tempo. È abbastanza facile. Adesso vi condivido il mio schermo per farvi vedere un po' su delle foto, vi racconto un pochettino su queste foto come fare. Allora, di cosa avremo bisogno? Noi avremo bisogno di limoni. Questi nostri limoni, vi do una proporzione fra quello che è la quantità di limoni da utilizzare e il sale che sarà necessario per fare due cose. La prima cosa che fa il sale è quello di mantenere la turgidità della verdura, e quindi in questo caso dei nostri limoni, della frutta. Cioè il sale contribuisce anche a far sì che quello che noi fermentiamo si mantenga anche con una struttura, e quindi non si spappoli, non si sciolga in questo caso. In questo caso vi do una quantità che è circa di 80 grammi di sale per 1 chilogrammo di limoni che andrete a fermentare. Può sembrare tanto, in realtà i limoni fermentati poi li useremo come condimento o agente aromatizzante in un nostro piatto, per esempio in una tagine che si usa molto, come si usa molto, per esempio, fare nella cucina in Nord Africa. Quindi noi andiamo a pesare per 1 chilo di limoni 80 grammi di sale. A quel punto andiamo a tagliare e incidere i limoni a croce, senza però tagliarli fino in fondo, cioè quindi senza romperli, lasciandoli attaccati per la base. A questo punto noi quello che andiamo a fare è mettere il sale all'interno dei limoni, in modo da salarli tutti quanti. Magari lo facciamo in una ciotola per non perdere il sale che abbiamo pesato. Dopodiché, vedete nella foto, adesso ci sposto, Marianna, tutti e due, ci faccio traslare di qua, eccoci qui. Vedete nella foto poi di destra invece che questi limoni, una volta salati, li schiacciate bene all'interno del barattolo che utilizzate. Se utilizziamo 1 chilo di limoni o diciamo 800 grammi di limoni giù di lì, io vi consiglio di utilizzare un barattolo almeno da 1 litro. Se invece fate solo la metà, quindi 400-500 grammi di limoni, potrebbe essere sufficiente un barattolo da mezzo litro. Quindi la proporzione più o meno è quella. Diciamo 800 grammi di limoni, utilizzo un barattolo da 1 litro. Quello sarebbe proprio l'ideale. A quel punto, una volta che li ho schiacciati tutti e li ho fatto rilasciare il loro succo, cosa succede? Che fondamentalmente si devono ricoprire da soli con la salamoia che hanno generato, ovvero il loro succo con il sale che si scioglie praticamente genera una salamoia che si sono prodotti da soli i limoni, quindi senza aggiunta di acqua. Mi assicuro in qualche modo, magari mettendo uno spessore, un pesetto o qualcosa
che i limoni rimangano schiacciati e sommersi dal loro liquido, chiudo il mio barattolo e fondamentalmente li lascio stare per un mese circa, per 3-4 settimane. Quando andrò a riaprire, mi renderò conto che i limoni avranno cambiato moltissimo il loro sapore, quindi il loro odore soprattutto sarà diventato estremamente balsamico. E in qualche modo saranno cambiati completamente e si potranno conservare a lungo. Si fanno fermentare a temperatura ambiente e dopo questi li potete conservare a temperatura ambiente o se volete spostarli in frigorifero, magari per mantenere un po' più a lungo il loro colore e la loro consistenza, però essendo già un prodotto, un alimento acido di loro, non hanno bisogno di un'ulteriore acidità da parte dell'acido lattico, dei batteri lattici per la conservazione, si conservano già bene anche a temperatura ambiente. Ovviamente quando parlo di temperatura ambiente non intendo temperature ambientali normali, intorno ai 18-20 gradi di casa, altrimenti se è un po' caldo, insomma, se avete una cantinetta, un posto dove tenerlo, tanto meglio. Non abbiamo bisogno fondamentalmente di fare niente. E qui un paio di minuti proprio velocemente mi riaggancio poi a quella che era la domanda che vi abbiamo fatto inizialmente sul sondaggio, proprio velocissimamente, 3 minuti per dirvi Flavio, ti sì. interrompo perché siccome sono arrivate diverse domande sulla ricetta, Sì. le vogliamo rispondere subito Va così benissimo. le persone trovano, diciamo, subito soddisfazione nei loro dubbi. Va benissimo, va benissimo. Allora, come se puoi ripetere come vanno tagliati i limoni? Allora, vanno tagliati, io almeno, questo è un consiglio per mantenerne poi la consistenza e un po' la forma, vanno tagliati a croce, nel senso che il limone tu lo tagli per una metà e poi per l'altra metà, però non arrivi fino in fondo, li lasci praticamente la base attaccati, quindi diventa un fiore a 4 petali se vuoi. Io li taglio in questo modo perché così poi rimane anche la forma, anche se li schiaccio poi dentro, in questo modo riesco a salarli bene all'interno del limone e quando lo schiaccio si libera velocemente il succo, però poi il limone quando lo tiro fuori avrà ancora una forma. Più o meno la sua, ecco. Non è ovviamente obbligatorio che farlo in questo modo. Potete anche tagliarli a fettine, mettere il sale. Ci sono diversi approcci. Questo è un consiglio per mantenere un po' la struttura, perché è la scorza, no? Molto che diventerà anche estremamente balsamica e aromatica. I limoni, che tipo di limoni devono essere? Non Giusto. trattati? Giusto, giustissimo, perché poi tante volte per me è sottinteso perché fa parte della nostra quotidianità, no? Il tipo di alimento che compriamo, a prescindere dal fermentarlo o meno, sono cose che magari fanno parte della nostra così modo di pensare, quindi mi è sfuggito. I limoni, ovviamente, è meglio acquistare limoni non trattati e spesso e volentieri voi trovate limoni con la buccia edibile. Vuol dire che non hanno subito trattamenti di antimuffe o cere sulla scorza per evitare quindi le muffe per il trasporto, eccetera, eccetera, però non è il massimo poi da mangiare da quel punto di vista. Quindi giustissima osservazione che avevo dimenticato. Che tipo di sale? Fino, grosso, integrale, iodato, Il rodo sale, dell'Himalaya? allora, qualunque sale va bene, il mio consiglio è usare un sale fino perché si scioglie più velocemente, semplicemente, quindi così non impazzite per farlo sciogliere col succo di limone, e un sale integrale marino va benissimo perché darà anche tutti quei nutrienti, magari sali minerali in più di cui hanno bisogno i microrganismi per avere un buon accrescimento, quindi sicuramente quello è da preferire. Il sale iodato nella mia scala di preferenze è all'ultimo posto perché una quantità eccessiva di iodio magari non li aiuta i microrganismi. Come si consumano i limoni così preparati? Allora, io li uso moltissimo per aromatizzare, come proprio per aromatizzare altre cose. Quindi possono essere dagli stufati alle marinature, a una vinaigrette per un'insalata, oppure anche con le verdure stesse, metterle in una marinatura per le verdure e poi le verdure cucinarle. Capisco che poi magari tante volte uno dice, però dopo perdiamo i microrganismi cucinandole.
Va bene, troviamo anche un equilibrio, cioè nel senso tante volte fermentiamo perché ci piace il sapore, ok? Io ho un amico che da quando lui ha una piantagione di limoni praticamente, da quando gli ho insegnato, sì, ha proprio, ma per sé, per casa sua, ha un campo grande dietro casa, una quantità enorme di limoni, da quando gliel'ho insegnato quintali di limoni, e lui tutte le mattine si mangia a morsi questi limoni fermentati, solo che perché a lui piace tantissimo, perché gli ricorda proprio il profumo e gli aromi delle tagine, quindi di questi piatti tipici del Nord Africa, e li mangia così. Magari sciacquateli, li potete mangiare anche in questo modo, cosa che io non mangerei mai. Io il limone così riesco a mangiarlo fermentato, fresco faccio più fatica, però magari gli diamo una sciacquata prima di dal sale in eccesso, prima di mangiarlo. Poi lo tagliate a fettine sottilissime, ne mettete in insalata. Pensatelo proprio come un condimento, come qualcosa che aromatizza ma con una forza balsamica fortissima, quindi una grande intensità. Allora, domanda su coperchio e barattolo. Sì. Molti non hanno capito se vanno tenuti chiusi, se il Sì. tappo deve essere di metallo o di plastica, insomma, di quale materiale, e se vanno durante la fermentazione bisogna sfiatare. Certo, allora io infatti ho asciugato molto la spiegazione, ma giustamente poi sono tanti dettagli. Allora, io uso tendenzialmente barattoli di vetro perché per me il vetro è poi un materiale inerte che non ha nessun problema. Lascio per ultimo la domanda, va chiuso, va lasciato aperto dall'inizio, così mi riaggancio al concetto ultimo. I tappi in metallo io non li uso granché, però molti tappi in metallo, per esempio, hanno un rivestimento interno, quindi non va direttamente a contatto con il metallo, ma c'è un rivestimento fatto apposta internamente per gli alimenti, quindi quei tappi lì diciamo che vanno benissimo. E a parte la domanda se tappare dall'inizio, sfiatare in questo caso particolare. I limoni producono pochissima anidride carbonica, pochissimo gas, per una questione che si crea un ambiente selettivo più verso dei microrganismi che producono poco gas e perché c'è una grande quantità di sale che anche lì rallenta molto i processi. Quindi non c'è bisogno in questo caso di sgasare granché, di sfiatare granché il barattolo. Ultima cosa, lo chiudete sin dall'inizio, quindi create una condizione ottimale per la fermentazione sin dall'inizio. Perché? Perché i limoni non trattati, di ottima qualità, eccetera, eccetera, portano già con sé, o meglio, le verdure, facciamo un discorso più ampio così mi riaggancio a quest'ultimo aspetto, le verdure in generale e gli alimenti vegetali in generale che vado a fermentare, portano con sé già una grande quantità di microrganismi buoni e quindi utili alla fermentazione, quindi io non ho bisogno di lasciare il vaso aperto con magari non è necessario, non è che sia sbagliato, dico non è necessario perché portano già con sé tantissimi microrganismi che sono già quelli sufficienti per la fermentazione. Quindi io mettendoli già in condizione di anaerobiosi, cioè assenza di ossigeno, e tappati, li metto già in una condizione di proliferare solo loro e voglio loro. E da lì, anzi, ti lascio, scusami, le altre domande, così poi da lì mi riaggancio al concetto di fermentazione spontanea. Allora, c'è qualche altra domanda sulla ricetta. Il vaso va tenuto in un luogo buio? Non è necessario, l'importante è che non sia sotto la luce diretta del sole, perché la luce diretta del sole, al di là degli UV che uccidono i microrganismi, eccetera, è perché poi si surriscalda notevolmente il nostro barattolo e ovviamente la temperatura alta crea un po' di difficoltà. È come se tu dalla mattina alla sera vivessi un po' nel Sahara e un po' all'Artico, okay? Su sbalzi di temperatura enormi. Sono così piacevoli neanche per i microrganismi. Quindi va Barattolo va tenuto. benissimo in un posto non necessariamente chiusi al buio, nascosti, evitiamo la luce diretta del sole, quindi il davanzale no. Il barattolo va sterilizzato. Pulito, perché sterilizzare nel momento stesso, questo è un concetto che spesso
Nel momento stesso in cui voi sterilizzate un barattolo e lo toccate e non siete sotto una cappa sterile da laboratorio, Non nel è più momento sterilizzato. qui e poi noi tanto ci buttiamo dentro una quantità enorme di microrganismi che andranno a fermentare perché vogliamo che siano loro che lavorino. Quindi non è necessaria una condizione di sterilizzare il barattolo. Puliti, sgrassati, beh, senza tracce di detersivi, senza niente. Sì, di lì a sterilizzare non è così necessario nelle fermentazioni Allora, spontanee. ultime due domande sulla ricetta. Sì. Se puoi ripetere le proporzioni sale e limoni e Certo. cosa possiamo usare come pesetti? Allora, io vi consiglio di partire da 80 grammi di sale per ogni chilogrammo, quindi è praticamente un 8%. Più o meno, no, non è esattamente l'8%, ma è più o meno un 8%, ok? Quindi 80 grammi di sale ogni chilogrammo, poi fate le proporzioni in funzione di quanto i limoni state facendo. E poi cosa potete usare? Ma lì potete usare un po' di fantasia, per esempio potete usare un altro limone tagliato però trasversalmente che pigi sugli altri, quello un po' si rovinerà, magari non manterrà bene la struttura. Poi, quando è finita la fermentazione, quello lo prendete, lo buttate, però vi mantiene gli altri schiacciati. Oppure c'è qualcuno che usa, ho visto spesso utilizzare nelle fermentazioni tradizionali spontanee, dei sassi fatti, in quel caso fatti bollire. Ma perché? Perché lì li fanno bollire per ripulirli da qualunque microrganismo che ci sia. È una roba un po' molto tradizionale. Oppure potete usare, per esempio, degli altri coperchietti di vetro più piccolini di altri barattoli che ci stanno dentro. Oppure potete usare dei pressini salvagusto, che sono quelli dei sottaceti, no? Quelli funzionano benissimo, che li potete sia riciclare che acquistare nuovi, per esempio. Si chiamano proprio pressini salvagusto, sono quelli che si usano tipicamente nei sottaceti, quelle retine che si mettono sopra. Le Io ho domande usato sulla di ricetta tutto, sono eh. finite. Io ho usato anche una tazzina rotta da caffè senza manico, tutto quello che mi capitava a tiro l'ho trovato, quindi no, cioè, nel tempo ho usato veramente di tutto. E vi dicevo, quindi chiudiamo tutto da subito perché facciamo una fermentazione spontanea. E da qui faccio l'ultimissima considerazione, da lì nasce la nostra domanda, il nostro sondaggio, quanto siamo consapevoli, perché un domani questo movimento sta crescendo esponenzialmente degli alimenti fermentati e stiamo cercando di fare una cultura consapevole grazie a iniziative come il gruppo di MacroLibrarsi, in queste occasioni si cerca di fare il più possibile della cultura consapevole su quello che io ho a disposizione, ma informativa, non, cioè non è meglio o peggio, almeno lasciare le informazioni alle persone in maniera che siano consapevoli. Quando io ho una fermentazione spontanea, sto privilegiando una grande biodiversità dei microrganismi, ok? E questa biodiversità poi si trasferirà a me sotto forma di io ecosistema, eccetera, eccetera. Cosa succede? Che questo mercato degli alimenti fermentati sta arrivando ovviamente anche in quello che io definiamolo industria alimentare, anche se industria non è mai una parola bella, però rappresenta insomma quel settore lì, non c'è un'altra parola. Quindi cosa succede? Che ovviamente molti prodotti fermentati dell'industria alimentare, molti marchi cosa fanno? Non prediligeranno più la fermentazione spontanea, ma cercheranno di semplificare alcuni processi di fermentazione spontanea utilizzando dei microrganismi selezionati in laboratorio, perché non è che li puoi selezionare da nessun'altra parte, quindi anche qui il termine in laboratorio non vuole essere una cosa negativa, ma è semplicemente perché è così. Quindi sono degli starter che vengono selezionati e poi vengono messi nell'alimento e la fermentazione viene portata avanti standardizzando anche molto. Questo, secondo me, ha due aspetti di cui il consumatore dovrebbe essere a conoscenza. Il primo è che si perde tutta la biodiversità che invece avrei con una fermentazione spontanea. Quindi io riduco a due o tre ceppi. Faccio l'esempio del kefir di latte, fatto con i grani di kefir, ho
una miriade di microrganismi diversi che contribuiscono. Fatto invece con due o tre ceppi selezionati e poi messo a scaffale con la scritta kefir, beh, quello non sarebbe proprio un kefir, bisognerebbe chiamarlo in modo diverso, però non c'è una disciplina di produzione, quindi pazienza. E l'altro problema è che poi cosa rischiamo di fare? E questo è quello che mi preoccupa più di tutto, quello di appiattire, standardizzare, devastare, distruggere. Qui non vi do un'informazione, vi do un'opinione. Vabbè, qui mi sbilancio, vi do un'opinione. Rischiamo poi di standardizzare troppo il mondo degli alimenti fermentati. Invece le fermentazioni spontanee, ogni alimento può rappresentare un'identità anche ecologica di microrganismi, microbica di chi li produce. Quindi è importante, secondo me, salvaguardare e capire se sto acquistando un alimento per fermentazione spontanea, con tutta la sicurezza del caso, o con l'utilizzo di uno starter, in modo che io possa scegliere consapevolmente. Tutto qua. Quindi questo era il mio. Sono stato nei tempi, Mariano, sono stato bravo. Allora, vediamo anche la risposta al sondaggio, così Certo, vediamo anche il assolutamente. nostro pubblico che cosa ci dice su questo. Ho visto che prima Sara ce l'ha fatto vedere, adesso magari rimette l'esito del sondaggio. Il rischio è un po' quello di appiattire il mondo dei fermentati, che è un mondo, diciamo, assoluto, un inno alla biodiversità, ecco, ed è quella che ci fa bene. Allora, sapevi che i fermentati possono essere a fermentazione spontanea o con l'utilizzo di starter? 57% sì, 43% no. Questa informazione influenzerà un'eventuale scelta. E il 78% sì, il 22% no. È molto, Quindi molto. diciamo chi ha risposto anche no alla prima domanda, però ha capito Esatto. evidentemente l'importanza della fermentazione spontanea e quindi ha Esatto. risposto sì alla seconda domanda. Esatto, quello che mi fa estremamente piacere è che tanti abbiano risposto no alla prima domanda, e non per una forma di masochismo Fermentativo. fermentativo, ma semplicemente perché questo dimostra che state anche voi come gruppo facendo un lavoro veramente utile, perché vuol dire che abbiamo dato delle informazioni utili, importanti, perché sono quelle poi alla base, secondo me, il volano di quello che è questa rivoluzione alimentare che sta andando avanti, e quindi è molto importante dare più informazioni possibili che non si limitino a dire i fermentati fanno bene, eccetera, ma cerchiamo di andare oltre, cerchiamo di fare, no? Adesso so che ti piacerà questo, Mariana, cultura delle colture, Bellissimo, l'adoro. questa cosa, perché credo che sia molto importante, semplicemente perché non vogliamo dare un giudizio o un'opinione di parte alle persone, ma è importante dargli le informazioni, no? Per ribadire quel concetto che ci sta tanto caro, ovvero la consapevolezza di quello che è le mie decisioni nella mia vita, che sono anche l'alimentazione. Assolutamente, ricordiamoci che in ogni campo della nostra vita, sia che riguardi appunto l'alimentazione, la salute, tutto, se non conosciamo non possiamo scegliere. Invece se conosciamo possiamo scegliere. Possiamo scegliere a volte anche una scelta meno buona, però l'abbiamo scelto noi e quindi insomma, assolutamente continuiamo così. Allora, prima ci hai fatto vedere delle foto. Le foto sono tratte da questo bellissimo tuo ultimo libro. Eccolo qua, Fermentare le verdure. Allora, in questo libro ci sono tantissime ricette. Una ve l'ha fatta vedere prima Flavio, quella dei limoni fermentati. Ci sono ricette che utilizzano ingredienti che tutti noi possiamo trovare, le carote, l'aglio, le rape, le susine, i limoni, il cocomero. Ci sono anche ricette più particolari, c'è quella del kimchi, che è una, insomma, ultimamente ne sentiamo sempre più spesso parlare, c'è lo zenzero fermentato, quindi davvero una grande varietà di ricette e le ricette ve lo voglio fare rivedere, per esempio quella del kimchi.
che ho qua sono spiegate passo passo, come prima vi ha fatto vedere Flavio, con tutte le foto che spiegano benissimo le preparazioni. È un libro adatto a tutti, a chi ha fatto qualche esperimento, cosa dici Flavio, a chi si vuole approcciare per la prima volta esatto, per avvicinarsi al mondo della fermentazione, direi che è l'ideale. Esatto, perché fra l'altro c'è una parte introduttiva a cui abbiamo lavorato tanto, che c'è una parte abbondante di ricette, quindi non preoccupatevi, ce n'avete da provare, da riprovare, eccetera. Però qual è secondo me il ruolo di un corso, di un libro di questo tipo, eccetera? Quello di farti capire al meglio quali sono i principi, le basi, anche le strumentazioni di cui hai bisogno per iniziare, per cominciare fondamentalmente a definire un po' quelli che sono le basi, le necessità. E ecco, lì per esempio ci sono delle tabelle per dirti, guarda, con questo tipo di verdura, questo tipo di alimento, puoi cominciare con questi range di salinità, eccetera. E c'è una parte che ti descrive proprio i processi fermentativi, chi sono i microrganismi coinvolti, come lavorano, che cosa fanno, perché si lavora in quel modo, e anche ti danno delle informazioni sul perché devi essere, per esempio, sicuro e tranquillo di quello che fai, perché non devi semplicemente, lì per esempio si parla proprio della definizione di fermentazione lattica, perché l'obiettivo è non ti sto dicendo guarda segui a menadito la mia ricetta e non sai bene o male quello che stai facendo, però vai, continui e segui le ricette. No, c'è la parte introduttiva all'inizio che ti dice guarda, se fai così, 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 succede questo, questo e quest'altro, e quindi otterrai quest'altro risultato. E questo vi darà anche un po' di sicurezza e di tranquillità nell'affrontare un mondo che magari tante volte può spaventare, perché veniamo da tantissimi anni di un po' di paura, no? Mediatica dei microrganismi, poi vabbè, detto in questo periodo è proprio... capire, parlare di microrganismi. Sì, cioè, parlavamo di verdure fermentate. Esatto. No, no, ma mi fa sorridere perché a volte... Però in realtà c'è sempre detto, guarda, tutto deve essere igienizzato, eccetera, eccetera, e abbiamo sempre un po' vissuto un mondo degli alimenti che non dovevano andare insieme ai microrganismi. Quindi... togliere un po', sradicare un po' questi preconcetti, ovviamente se io ti do delle informazioni con dei fondamenti scientifici, ovviamente quello che tu puoi fare è avere una maggiore poi consapevolezza di quello che stai facendo, che si traduce in una maggiore tranquillità. Cioè, ok, tanto noi abbiamo sempre paura delle cose che non conosciamo, quando poi capiamo diventano addirittura facili. Una cosa è complicata e ci fa paura quando non la conosciamo. Quando capiamo come funziona, improvvisamente diventa facile e siamo confidenti nel farlo. Quindi questo è l'obiettivo di questo libro, darvi le basi, farvi tante ricette per mettere in pratica, ma poi quello diventa l'inizio, perché poi vedete che potete fermentare veramente, veramente di tutto, senza cioè non vi fermate più dopo. Allora, voglio fare rivedere ancora una volta la slide e voglio ricordarvi che se acquistate il libro su Macrolibrarsi avete un omaggio esclusivo, un ebook ricettario dei fermentati speciale Macrolibrarsi. Quindi Flavia ci ha regalato per noi di Macrolibrarsi, per voi che vorrete acquistare il libro su Macrolibrarsi, delle ricette aggiuntive oltre alle 40 già presenti nel libro. Il link per andare a vedere, ad acquistare il libro è macrogo.to/fermentare-verdure. In questo libro troverete i processi e i principi che regolano la fermentazione delle verdure, i metodi che potrete applicare a tutte le verdure a seconda della necessità, 40 ricette dettagliate suddivise per categoria di verdure e frutta, come conservare al meglio le verdure fermentate, i problemi più comuni che si incontrano durante la fermentazione e le relative soluzioni. Flavio, vado a ripescare le domande del pubblico, che sono arrivate numerose.
Ecco qua. Allora, prima tra tutte quella relativa alla sicurezza degli alimenti fermentati e quindi alla grande paura del botulino che è venuta fuori anche questa sera. Cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori al riguardo? Allora, prima di tutto, vi dico che dai dati che si hanno tranquillamente si possono consultare dal sito del Ministero della Salute, eccetera, il botulino è veramente fra tutti i patogeni che abbiamo, vi garantisco che il botulino forse è uno dei meno, cioè di quelli che ci preoccupa di meno a livello di frequenza, perché i casi sono veramente rari, però è quello sicuramente che spaventa di più, perché è fra i più pericolosi. Allora, quando noi facciamo fermentare le verdure o fermentare un alimento, cosa facciamo? Mettiamo in condizione alcuni microrganismi di prendere il sopravvento e quindi di essere loro un po' i controllori della situazione, no? È per quello che poi si conservano a lungo termine questi alimenti, perché non vengono intaccati da altri microrganismi che tenderebbero a farli marcire, per esempio. Allora, cosa succede? Che se io imparo a mantenerli bene sotto controllo, o meglio, se io imparo a creare bene le condizioni di quello che sto facendo fermentare, ma veramente attraverso due semplici attenzioni, cioè la quantità di sale, che non ci sia aria in determinate condizioni, allora vedo che c'è un processo fermentativo che va avanti, che mi porta poi ad avere un alimento sano e sicuro per due motivi. Un motivo è principalmente quello legato all'abbassamento del pH. Quando ci sono i batteri dell'acido lattico che cominciano a proliferare, loro producono molto acido lattico e fondamentalmente si crea una situazione acida, quindi dell'alimento acido, che ci permette di conservare l'alimento e impedisce ai patogeni di proliferare. E questa è la cosa. Se ci pensate, è un po' lo stesso concetto del sottaceto. Quando voi fate un sottaceto, fate bollire la verdura in aceto, no? E poi lo mettete sott'olio, fate le conserve, e il fatto di aver annientato, azzerato qualunque microrganismo, ma aver acidificato questo alimento impedisce poi tendenzialmente ai patogeni di proliferare. In questo modo invece noi acidifichiamo l'alimento grazie ai microrganismi e quindi non all'aggiunta di acido, diciamo, da parte nostra, quindi di origine nostra, umana che lo mettiamo, ma acido lattico che viene prodotto dai microrganismi stessi. E fra l'altro l'acido lattico al palato ha un gusto anche un po' meno aggressivo di quello che è l'acido acetico, no? Brucia un pochettino meno, a parità sempre di pH. Quindi io imparo, anche se voglio, a misurare anche il pH per darmi un po' di tranquillità. Ma poi c'è l'altro aspetto, che è quello proprio della presenza dei microrganismi. Cioè, una volta che voi mettete un alimento a fermentare, i microrganismi più presenti non sono, se avete un alimento sano, di buona origine, eccetera, di qualità, diciamo così, sono i microrganismi buoni, fra virgolette, quelli che non vi fanno male, perché rappresentano la stragrande maggioranza dei microrganismi, e loro prendono il sopravvento in numero, quindi occupano lo spazio. Fondamentalmente dicono: voi patogeni qua non ci potete stare. E infatti molti patogeni cosa fanno? Poi si chiudono nella loro spora e rimangono lì dentro chiusi finché non trovano una situazione migliore. E questo succede molto di rado, cioè devono aspettare a volte tantissimo tempo prima di trovare una situazione buona per poter schiudersi e proliferare. Tuttavia, gli altri microrganismi invece cosa fanno? Quelli buoni occupano lo spazio e fanno un po' i buttafuori dell'alimento rispetto ai patogeni. Dico: tu qua non ci puoi stare, non ci fai niente, quindi te ne vai e non proliferi. E loro quindi occupano questa nicchia ecologica che è il vostro alimento. Inoltre producono anche una serie di composti come le batteriocine, che sono de delle loro armi, che utilizzano come sorta di antibiotico naturale, che impediscono ad altri microrganismi come i patogeni di proliferare.
Ora, se io voglio essere sicuro che un alimento fermentato è andato a buon fine, ci sono alcuni parametri che si approfondiscono anche nel libro, come il pH. Se voglio imparare inizialmente a misurare il pH, posso farlo, così ho la sicurezza di quello che sto facendo. Misurare il pH, entrare così tanto in dettaglio in questi parametri o il livello di saline o il sale che io aggiungo all'inizio, e anche quello impedisce a molti patogeni di proliferare, cosa fa sì che fondamentalmente io vi sto dando gli strumenti, non io, diciamo la scienza o quelle informazioni che abbiamo messo nel libro, danno le informazioni, gli strumenti per imparare a misurare oggettivamente qualcosa. Quando io poi prendo dimestichezza a fare gli alimenti fermentati, ovviamente poi il naso mi dice, anche mi aiuta la vista, cioè quell'alimento lo vedo se ha fermentato male, lo sento, però ci vuole un po' di esperienza. All'inizio allora mi aiuto misurando oggettivamente qualcosa. Questa misurazione, come può essere il pH, il livello di acidità che ha raggiunto un alimento, cosa mi dà? Mi dà la sicurezza oggettiva di quello che sto facendo, in modo che poi io cominci a prendere confidenza con quello che sto facendo. Quindi in realtà sono i microrganismi presenti che vi aiutano a impedire che ci siano i patogeni, e poi è il fatto che loro portino l'alimento ad avere una condizione di acidità di pH tale per il quale è sicuro contro diversi patogeni, la maggior parte dei patogeni. Poi se c'è una muffa sopra lo vedete, quindi quello è più semplice, insomma, da gestire. Roberta vorrebbe sapere quali particolari strumentazioni servono per iniziare, se servono. Allora, quello che serve, per iniziare ti puoi arrangiare in casa. Tieni conto anche che adesso, se inizi adesso, è un periodo storico in cui se tu apri internet, Google, trovi una valanga di cose a disposizione che ti dicono kit specifici, che sono fantastici perché ti risolvono tante situazioni, che tu ti devi inventare con accrocchi vari che fai in casa. Ma di base basta un po' di inventiva, perché quello che devi capire è il principio. Ok, se io devo tenere quella verdura sommersa o in condizione di anaerobiosi, come posso fare? Per esempio, se taglio il cavolo cappuccio, metto da parte il torsolo e il torsolo mi diventa uno spessorino, come pressino salvagusto praticamente, no? Per tenere il cavolo cappuccio sommerso. Quindi di fatto quello che hai bisogno per iniziare è un barattolo. E la cosa che devi fare sempre è avere un barattolo ben dimensionato in funzione della quantità che tu fermenti. Quindi inutile prendere una damigiana di 10 litri per fare mezzo chilo di crauti, cioè, diventa poi un po' così. Un tagliere, un coltello per velocizzare la manovra, puoi comprarti per esempio una mandolina per tagliare le verdure, o insomma tutto quello che ti agevola a velocizzare la trasformazione. E secondo me lo strumento importante è quello che ti permette di misurare, ovvero una bilancia come si deve. E qui faccio una piccolissima precisazione. Non è che se tu vai ad occhio e metti il sale ad occhio così, a cucchiaia, cose, non possono andare bene le fermentazioni. Assolutamente sì, per fortuna l'incidenza di problemi con intossicazione o cose con i fermentati sono praticamente non riportate, ma riguardano tutto il mondo invece delle conserve per una serie di altri motivi. Ma quello che ti permette di fare la bilancia, cioè se io peso le cose, al posto di mettere un cucchiaio di sale, ma so che sto mettendo 8 grammi di sale o 12, cosa ti permette di fare? Quella volta che ti viene veramente bene il fermentato, è buono, eccetera, come faccio poi io a mantenere quel livello qualitativo? Ma semplicemente replicando il più possibile dove posso i vari parametri, cioè quella quantità di verdura in proporzione a quella quantità di sale, più o meno la temperatura ambientale quella stagione era quella, e quindi ottengo così via una standardizzazione però positiva, cioè nel senso non è che una volta lo butto perché non è buono, una volta dopo viene bene, invece è buono, allora vado un po' così ad occhio. Io capisco che molti mi dicono: ma io fino ad oggi ho sempre messo a cucchiaia ad occhio, è sempre andato bene.
Non è quello il mio, non dico che non lo puoi fare, ti dico, guarda, se vuoi magari alzare un attimino, no, il livello di quello che stai facendo e avere anche una buona continuità fra un lotto e l'altro di quello che produci, la prima cosa è una bilancia, essere consapevole di quello che stai misurando e quello che stai facendo. Poi nel libro ci sono sette parametri principali che si possono individuare, per esempio, per definire l'ambiente selettivo, che è l'ambiente in cui proliferano i microrganismi e fanno fermentare l'alimento, che ti permettono, bene o male, di ottenere sempre il tuo risultato. E poi quella è la cosa bella, no? Che vado a giocare su quei parametri lì in maniera consapevole per ottenere sapori diversi. Quindi vado a ottimizzare poi quello che è il mio gusto personale su quell'alimento, andando però a giocare sulle cose variabili, no? Su quelle della sicurezza alimentare, ecco. Sono arrivate diverse domande sul sale. Molti temono, che questo sale poi sia dannoso, quindi chiedono se gli alimenti fermentati sono adatti per chi soffre di ipertensione e in secondo luogo, se è possibile ridurre le quantità di sale che troviamo nelle ricette. Sì, allora, la prima domanda è molto difficile da rispondere per due motivi. Il primo è che questo significa che si sta parlando, passatemi il termine, di una patologia, cioè di un problema di salute. Quindi quello lì andrebbe poi definito nel suo quadro complessivo della persona. Quindi effettivamente la quantità di sale di una verdura fermentata può dare problemi aggiuntivi a una persona che ha già problemi di pressione alta? Potrebbe, non mi sento di dire in un webinar così rispondendo, no, sparando sulla folla, che va bene. No, parlane tranquillamente con il tuo medico di riferimento. Magari dove hai del sale, in un'insalata, se io posso mettere un pochettino di sale, non lo metto e metto una verdura che è già salata di suo. Allora, quella può essere una soluzione. Posso, in uno studio, invece questo dico per le persone invece che non hanno problematiche, quindi dico, non usare troppo sale perché poi ti viene la pressione alta. È un'affermazione che io non so dire se sia quanto sia vera, se sia vero o meno, però c'è uno studio, purtroppo non l'ho messo nella bibliografia che ho dato per l'incontro perché non era previsto che se ne parlasse, però secondo me se lo cercate lo trovate facilmente. C'è uno studio dove è stato visto che in una popolazione sana, coreana, sana, quindi che non ha problemi pregressi, il fatto di mangiare grandi normali quantitativi nell'alimentazione quotidiana di verdure fermentate, quindi con sale, non c'era un'incidenza maggiore di pressione alta rispetto a una popolazione che non mangiasse verdure fermentate. È un'indicazione su uno studio di una popolazione, però è un'indicazione interessante perché evidentemente non capiamo ancora fino in fondo quanto i microrganismi poi incidono, no? Su quanto sale io poi assimilo, eccetera, eccetera. Quindi anche quello è un aspetto molto interessante. Per ridurre invece la quantità di sale, tu lo puoi fare, per esempio, abbassando la quantità di sale fino al livello in cui, per esempio, per te è ancora accettabile anche la consistenza della verdura che stai mangiando, perché come dicevo, il sale ha anche il ruolo, quello di mantenere un po' la croccantezza, la turgidità, la piacevolezza anche a mangiare la verdura fermentata. Alcune verdure fermentate le puoi tranquillamente sciacquare sotto l'acqua, quindi per eliminare un pochettino di sale, altre invece puoi ridurre la quantità di sale tuo di tua iniziativa e per agevolare e velocizzare la fermentazione, quindi senza creare un ambiente molto selettivo attraverso il sale, cosa fai? Usi la salamoia di una precedente fermentazione, no? Usi un autostarter, chiamiamolo così, e quindi questo velocizza un po' le fermentazioni. Anche l'implementazione, ad esempio, di alcune alghe possono evitare l'utilizzo di maggiori quantitativi di sale. Quindi ci sono delle condizioni, ci sono assolutamente, si può ridurre. Si possono anche sciacquare una volta che hanno finito la fermentazione al momento del consumo, per esempio, se uno vuole. E una domanda che spesso mi fanno è: ma se le sciacquo perdo poi tutti i microrganismi?
cioè non è che sciacquandoli riporterai a zero la popolazione, no? E poi ricordatevi sempre che una verdura fermentata non la dovete mai vivere come una medicina, ma è un alimento, quindi non è né un integratore né una medicina, è un alimento che fa parte della vostra quotidianità e normalità, che potete mangiare tranquillamente tutti i giorni. Quindi se la sciacquate, perché magari c'è un po' di sale che anche vi dà fastidio, va benissimo, non è che perdete poi tutto quello che è il valore aggiunto della verdura fermentata. Io uso le verdure fermentate quotidianamente e non uso direttamente il sale, per esempio, nei miei piatti e così risolvo. Poi non ho mai avuto, non ho problematiche di pregresse o adesso di pressione alta, quindi, però io, cioè, non è che il mio caso deve fare assolutamente la regola, però quello che vi dico è nel momento in cui si è in salute non ci sono evidenze che proprio le verdure fermentate apportino poi delle problematiche, potete compensare tranquillamente. Allora, Monica vorrebbe sapere se quando si preparano i fermentati si sviluppano dei lieviti, e se una persona intollerante ai lieviti, al lievito, può consumare questi alimenti. La prima domanda, sì, si possono assolutamente manifestare dei lieviti e fra l'altro la natura stessa dell'alimento che porta con sé una composizione microbica, ma un suo ecosistema, alcune verdure hanno più lieviti, alcune ne hanno meno. Quindi per esempio anche le carote spesso e volentieri sono presenti dei lieviti anche in fermentazione, a fine fermentazione. L'ho verificato anche io stesso facendo delle analisi direttamente delle verdure che ho fatto fermentare, che faccio fermentare per nostro interesse personale, e ci sono. Quindi se hai un'intolleranza specifica, in questo caso ovviamente è una situazione particolare e non mi sento di dirti a cuor leggero vai, mangiati tutte le verdure fermentate di questo mondo. No, parlane col medico, chi è, insomma, che ti segue per questa intolleranza, e valutate insieme, magari da tutta una bibliografia scientifica che esiste, quali sono le verdure più adatte a te e quali invece potrebbero darti delle problematiche in questo senso. Dalle analisi che abbiamo fatto noi, di solito, nel cavolo cappuccio, per esempio, nei crauti, la presenza di lieviti, beh, praticamente quasi, non sono quasi mai stati rilevati a fine fermentazione nei campioni che ho fatto analizzare io. Però, essendo delle fermentazioni spontanee, come lavoro io, come lo faccio io, la verdura fermentata, non vuol dire che il mio risultato sarà automatico anche come lo fai tu. Però ci sono dei presupposti per individuare sicuramente delle verdure che vanno bene anche per te. Milena vorrebbe sapere se c'è differenza tra verdure pressate e verdure fermentate. Sono impreparato. Ammetto che sono impreparato, nel senso che non so in questo caso specifico a cosa ci si riferisca. Come pressate, cioè se pressate sotto sale, provo a fare un'interpretazione. Se pressata sotto sale, potrebbe essere tranquillamente la stessa cosa, ma quello che definisce una verdura da fermentata a conservata sotto sale è il livello di salinità. Nel momento in cui cominciamo a superare il 10% di salinità, la presenza di sale è talmente alta che impedisce la proliferazione di qualunque microrganismo, quindi è da considerarsi una conservazione piuttosto che una conservazione attraverso fermentazione, ma una conservazione sotto sale, che è una cosa diversa, no? Non so se riesco a spiegarmi, sono riuscito a spiegarmi bene in questo senso. Cioè c'è talmente tanto sale che non cresce più niente, quindi si conserva l'alimento. Allora lì dipende da quanto sale c'è in questa verdura pressata, che adesso io magari mi sfugge la definizione precisa. Quindi immagino che ti posso dire che dipende dal quantitativo di sale che c'è. Marina dice che ha sentito parlare di fervida, vorrebbe capire di che cosa si tratta e se è lo stesso principio dei fermentati.
È una bevanda fermentata, però ha una natura diversa, un processo diverso, sono altri microrganismi coinvolti e quindi dopo dal di lì diciamo che è un mondo diverso, separato, però alla fine hai sempre una bevanda, una preparazione ricca di microrganismi che avrà poi tutti i suoi benefici descritti poi da chi ha studiato evidentemente i Fervida e quindi ha analizzato poi il risultato finale di quello che è la bevanda che si crea. Ecco che solitamente, almeno la mia esperienza, è tendenzialmente più acetica che non un'acidità di acido lattico come nelle verdure fermentate, come ho invece l'approccio io. Francesca ti chiede se è normale avere delle bolle d'aria tra le verdure dentro il barattolo in fermentazione. È normale ed è anche una cosa positiva, un segno molto positivo. Vuol dire proprio che è anche curioso, no? Vedere come la verdura in qualche modo lo vedi che c'è del fermento dentro della vita che evolve, che si manifesta attraverso queste piccole vescicole di gas che si formano dal metabolismo dei microrganismi. Allora, se diventa molto alveolata la tua verdura fermentata in fermentazione, allora magari puoi dargli una mano schiacciandola un pochettino e aiutandola a liberare un po' tutto questo gas che si forma all'interno. Si forma soprattutto nella prima parte della fermentazione, poi rallenta molto questo aspetto. Valentina vorrebbe sapere se hai mai fermentato con l'acqua di mare. Sì, però ho ribilanciato la salinità perché l'acqua di mare era un po' troppo salata per quello che dovevo fare e quindi ho ribilanciato poi la salinità. Quindi l'ho diluita un po', ho fatto un po' di proporzioni, di calcoli, però sì, l'ho fatto delle prove, l'ho fatta sia con l'acqua di mare non bollita, che con l'acqua di mare bollita, quindi sterilizzata, e mi sono divertito così. Ovviamente sono andato a prendere l'acqua di mare in un punto che sapevo, insomma, che non c'erano rischi, ecco, di contaminazioni, cioè, mettiamola così. Ma l'ho fatto a livello proprio non ti sto dicendo di farlo, non ti sto insegnando a farlo, ok? Perché da dove origina l'acqua di mare che prendi, ovviamente. Cioè, l'ho fatto in un contesto particolare che adesso non ti sto a descrivere, perché poi comunque in teoria non puoi portarti via grandi quantitativi di acqua di mare dal mare. In realtà tu non puoi senza autorizzazione, quindi l'ho fatto in un periodo in cui potevo farlo. Questo è un Allora, altro aspetto. Vabbè, se porti via una bottiglia di acqua di mare, adesso non penso che ti arrestino, ecco. certo, e non prendetela alla foce del po', insomma, se volete Esatto. fare questo esperimento. Esatto. Allora, Katia, vorrebbe sapere se, no, vorrebbe sapere cosa pensi delle fermentazioni spontanee in cui si utilizza lo zucchero al posto del sale. No, allora, al posto del sale, no, nel senso non, no, perché non c'è quell'elemento che ti controlla l'ambiente, te lo rende selettivo, eccetera. Invece, con aggiunta di un po' di zucchero, ci sono diverse ricette, ci sono diverse prove perché lo zucchero fondamentalmente è l'alimento dei microrganismi, quindi tu potenzi, acceleri determinati processi fermentativi e potresti avere poi dei sapori differenti. Ma la totale sostituzione no, perché poi non ottieni più quel risultato lì uguale della fermentazione della verdura. Quindi in aggiunta sì, in totale sostituzione non è un approccio che io utilizzo. Poi, se qualcuno te l'ha insegnato, se qualcuno te l'ha mostrato ed è efficace, e questa è una piccolissima parentesi che ci tengo a dire, non è che quello che dico io è legge e non vale assolutamente quello che dicono altri. L'importante è che al posto di dirti io faccio così e lui fa o lei fa in maniera sbagliata, è che la persona che ti sta spiegando ti dica io faccio così perché?
Perché poi magari trovi tantissimi approcci diversi alle fermentazioni, trovi tutta una biodiversità di fermentatori, oltre che di fermentati, che ti permettono di approcciare il mondo dei fermentati in maniera diversa. Sono tutti corretti, però è importante che ognuno ti spieghi il perché delle cose. Secondo me, senza lo zucchero, io personalmente non lo faccio perché non mi crea quell'ambiente selettivo che invece è quello che vorrei ottenere, ecco. Che voglio ottenere in finale. E poi la consistenza anche delle verdure non è eccezionale, poi in questo caso. Allora, e un'altra domanda che ti fanno è la giusta proporzione tra prebiotici e probiotici. Ma la giusta proporzione nell'alimentazione o nella salute in Sì. generale? Io credo che non sia una risposta molto difficile e che non so se nemmeno nessuno ce l'abbia questa risposta definitiva. Perché allora, magari quello che posso dirti è aiutiamo a spiegare cosa sono i probiotici, i prebiotici, i simbiotici, i postbiotici, perché adesso ce ne sono un sacco. Allora, i probiotici sono i microrganismi, tendenzialmente batteri, per esempio, che sono stati caratterizzati per essere benefici per il nostro organismo se poi assunti in quantitativi sufficienti. I prebiotici invece sono gli alimenti che permettono poi ai microrganismi già presenti, per esempio nel nostro intestino, a proliferare maggiormente. Quindi uno è il microrganismo stesso, l'altro è l'alimento che dai a quel microrganismo per continuare a proliferare. Allora, la giusta proporzione, io penso che tu la debba trovare in autonomia nel momento in cui introduci alimenti fermentati nella tua dieta, cercando di capire come si modifica un po', il tuo corpo e come reagisce il tuo corpo in funzione dell'introduzione di questi alimenti. Quindi, se vedi che c'è una attività, chiamiamola così, un'economia interna eccessiva introducendo alimenti fermentati oppure prebiotici che in qualche modo ti lascia anche così non particolarmente felice o serena, tranquilla, allora diminuisci. Altrimenti darti una proporzione fra l'uno e l'altro non c'è, anche perché è molto difficile quantificarli nell'alimentazione, perché i probiotici, a meno che tu non compri la bottiglietta di probiotici dove ti dicono esattamente la quantità, ma non è una cosa che io faccio normalmente, prediligo la biodiversità piuttosto che la quantità di pochi ceppi, allora è molto difficile quantificare quanti microrganismi ci sono in ogni alimento che mangi e quanti prebiotici dovresti assumere per alimentare quella flora batterica già esistente. Un simbiotico invece è un alimento che ha già contemporaneamente le due caratteristiche. Adesso si parla molto di postbiotici, vuol dire tutti i metaboliti, cioè quello che producono i microrganismi nell'alimento e quindi migliorano le capacità, i valori nutrizionali di quell'alimento, ed è esattamente quello, per esempio, di cui abbiamo iniziato a parlare, questa sera, e spesso e volentieri trovate il termine adesso postbiotico, cioè quello che è il metabolita che producono i microrganismi. L'ultima domanda, Flavio. La patina che si forma in superficie, quella bianca, durante la fermentazione lattica è normale, va tolta o crea problemi? Allora, quelli solitamente tendenzialmente ti direi che sono i lieviti di CAM, così a dirti, è una macro categoria di microrganismi che non è una muffa, è diverso da una muffa. E tendenzialmente non ha nessun problema, cioè nel senso non è pericolosa, però dà un sapore, magari un odore, un sapore non particolarmente gradevole alla tua verdura fermentata. Allora, purtroppo, una volta che arriva, non te ne liberi facilmente, nel senso che tu la puoi anche grattare via, eccetera, però poi si ripresenta molto velocemente. L'unica cosa che puoi fare è cercare di evitare che si formi. In che modo? Eliminando il più possibile la presenza di ossigeno all'interno del tuo barattolo, quindi riempiendolo il più possibile, quindi dal dirivi, dicevo, la capienza del vostro barattolo di fermentazione ben proporzionata alla quantità che andate a fermentare e lasciando poco spazio di testa, quel tanto perché durante la fermentazione non esca
dal barattolo, ma quel tanto semplicemente di sicurezza, perché in questo modo si satura poi velocemente di anidride carbonica e non essendoci ossigeno, i lieviti di CAM non si manifestano, non proliferano perché loro hanno bisogno di ossigeno ed è per questo che si manifestano in superficie. Non sono pericolosi, ma è un difetto di fermentazione, mettiamola così. E lo devi anticipare perché una volta che si presentano, ahimè, è molto difficile liberarsene. Allora, Flavio, la mia collega Donatella, che tu conosci molto bene, che tutto vede, tutto dirige, mi dice che ti devo fare un'ultima domanda, Va perché bene. in tanti hanno chiesto come misurare il pH. Allora, il pH si può misurare facilmente con una cartina a tornasole, che è un pezzettino di carta che quando lo bagnate con un liquido, in funzione di come si colora in maniera diversa, vi dà poi su una scala che è riportata sulla confezione il pH, oppure uno strumento che è molto simile a un termometro nella sua forma, che proprio lo piantate dentro l'alimento e su uno schermino, su un piccolo display, vi indica proprio il pH dal punto di vista dei numerini, ve lo legge proprio. Poi ci sono tante altre cose di cui parlare, di pHmetri, eccetera, ma ripeto, non è indispensabile per saper fermentare bene o per poter fermentare bene, però sicuramente, visto che c'è questa paura diffusa, magari dei fermentati, misurare alcune cose in maniera oggettiva a volte ci aiuta a superare più tranquillamente queste paure. Flavio, è stata una bellissima serata, io ti ringrazio per essere Grazie. stato con noi e per esserti così dedicato anche al nostro pubblico, aver risposto a tante domande. Chiedo a Sara dalla regia di far vedere nuovamente la slide dedicata al tuo libro. Eccolo qua, Fermentare le verdure, il nuovissimo libro di Flavio Sacco. Lo potete acquistare su Macrolibrarsi, macrogo.to/fermentare-verdure. Se lo acquistate su Macrolibrarsi riceverete anche in omaggio un ricettario che Flavio ha pensato apposta per tutti i clienti di Macrolibrarsi, che contiene altre ricette oltre alle 40 già presenti nel libro. Flavio, grazie mille, grazie ancora per essere stato con noi e spero di ritrovarti presto. Anche io non spero tanto. Grazie davvero, a presto allora. Grazie anche a tutti voi che siete stati con noi. Continuate a seguirci sulla pagina live.macrolibrarsi.it perché i webinar serali sono davvero tanti e ne abbiamo in programma numerosi per le prossime settimane. Io vi do la buonanotte e ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, ciao Flavio. Ciao, buonanotte.